Eccoci. Buonasera, benvenuti, benvenute a questo webinar di presentazione del corso Eros e Logos che terrò insieme a Elena Felicita Colombo, che è qui con noi, che è anche un'occasione per dare il benvenuto a persone che magari è da un po' che sono interessate all'ecopsicologia, all'attività di ecopsiche. Quindi io farò proprio una brevissima introduzione per capire il contesto in cui abbiamo scelto di far nascere questo percorso. La scuola di ecopsicologia nasce nel 2004, quindi già da 18 anni. Io sono Marcella Danon, sono psicologa, sono counselor supervisor e dal 2018 insegno ecopsicologia all'Università della Valle d'Aosta insieme al professor Giuseppe Barbiero e dall'anno prossimo insieme alla dottoressa Stefania Pinna. Perché questo campo, ecologia, psicologia, oikos casa, psiche, anima, sta diventando sempre più una risposta alla ricerca di molte persone che vedono questo occuparsi del mondo, oikos, e questo occuparsi dell'anima, psiche, non più come due direzioni diverse, ma come una mission unica in cui le due polarità si rafforzano e completano reciprocamente. Quindi l'ecopsicologia si occupa inizialmente, al suo livello più superficiale, di sensibilizzare le persone all'importanza della relazione diretta con la natura, per poi diventare quello che la natura, quello che l'ecologia ci insegna sulle relazioni ecologiche, quindi su come creare relazioni funzionali tra le persone, per poi diventare un cambiamento di paradigma da una visione antropocentrica che ben conosciamo purtroppo nei tempi in cui viviamo, cioè la natura, le piante, gli animali, il paesaggio è risorsa economica qui per noi e noi sapiens, titolo altisonante che ci siamo dati, siamo i re di questo pianeta. Per sostituirla invece con una visione ecocentrica, in cui noi sapiens siamo sì parte integrante, importantissima, ma integrante e complementare a tutto ciò che ci circonda, parte di un ecosistema molto ricco e complesso, in cui ormai anche a scuola abbiamo imparato che non è che gli animali più grandi sono più importanti, perché nei batteri, nel micelio, nel plancton troviamo le basi stesse della vita e poi noi non siamo neppure gli animali più grandi, ce ne sono altri più grandi di noi, ma stiamo scoprendo che noi siamo parte integrante del processo della vita in evoluzione e che per vivere bene su questo pianeta ci sono alcune regole, alcune leggi di natura che ci danno il là su come fare a star bene con noi stessi, con gli altri e col mondo. Proprio ve l'anticipo, giusto qualcuno, il concetto di interdipendenza. Quindi noi dipendiamo da tutto ciò che c'è stato prima e stiamo con causa di tutto ciò che ci sarà dopo, quindi nessuno di noi è troppo piccolo per lasciare un segno, anche qua che tema psicologia entra potentemente, non a caso noi favoriamo crescita personale nelle persone proprio per favorire poi l'impegno di ognuno nel portare più bellezza in questo mondo. Noi partiamo dal presupposto che siamo qui per portare bellezza, armonia, integrazione tra opposti e polarità. Ed ecco che qua entriamo nel tema, perché il tema Eros e Logos nasce inizialmente nell'interno della nostra psiche. Ognuno di noi ha due componenti, al di là del fatto che siamo uomini o donne, una componente logico-razionale, una intuitivo-affettiva, ed è importantissimo che entrambi, uomini o donne che siamo, impariamo a valorizzarle entrambi. Quindi è in questo ambito in cui Elena Felicita ci segue ormai da anni, da annissimi, ci siamo conosciute a un convegno della SICO più di 10 anni fa. Lei lavora proprio in questo ambito, ha fatto tutte le formazioni possibili e immaginabili che finora ha offerto la scuola di ecopsicologia. Elena, inizia pure ad aprire il microfono, che tra poco ti passo la palla. A partire dalla sua tesi finale, già parli tu della tua tesi o posso anticiparla? O Va faccio bene, spoiler? vai, vai pure.
Nella specializzazione universitaria che Elena ha preso proprio recentemente, ha fatto una tesi proprio in cui ecopsicologia è il tema che finora viene chiamato della violenza sulla donna, ma che Elena ha ampliato nella sua vision in un'ottica ecopsicologica, riconoscendo che c'è prima da capire cosa succede dentro ognuno di noi e c'è anche da capire cosa succede nella violenza tra uomo e donna, e non solo sulla donna, perché c'è un'interazione di diversi livelli di violenza in cui per comprenderla pienamente dobbiamo includere entrambe le polarità e entrambi i rappresentanti, uomini e donne, su questo pianeta. Io riprenderò la parola più tardi, magari per entrare con qualche cosa di più su quello che riguarda l'ecopsicologia. Lasceremo un momento adesso a Elena per presentare questo percorso, per presentare questo tema, magari prima proprio sul tema, poi entreremo più in dettaglio sul percorso, lasceremo anche un momento anche a voi per fare domande, per portare contributi. Vedo che tra voi ci sono anche addetti ai lavori, quindi persone che lavorano nei centri antiviolenza. Questo è un percorso pensato soprattutto per chi lavora in questo ambito, ma anche per chi lavora nella relazione d'aiuto, ma anche per chi semplicemente vuole fare delle riflessioni sulla sua vita e esperienza personale. Basta, non prendo ulteriore spazio, Elena, io ti lascio la parola e poi faremo un po' di ping pong anche con i partecipanti. Certo, grazie, grazie. Sì, io sono appunto, come diceva Marcella, una affezionata della scuola, nel senso che tanti anni che frequento questa scuola di ecopsicologia, che effettivamente mi ha dato la possibilità di integrare e di cambiare anche il mio modo di lavorare come counselor e come coach. L'anno scorso appunto mi sono laureata come educatrice professionale e questo corso che io vivo un po' come una sorta di cammino che un gruppo di persone, di professionisti della relazione di aiuto possono percorrere insieme per poter affinare, per poter accrescere le proprie abilità professionali, ma sulla base di esperienze che può fare individualmente. Quindi, da una crescita personale può emergere una competenza e un'abilità per poter lavorare professionalmente. È nata appunto dalla tesi di laurea che è stata improntata su una prospettiva innovativa della violenza tra uomo e donna, basata appunto sull'ampliamento e l'arricchimento di una visione ecopsicologica, ma anche di pratiche esperienziali. Sento in questo corso anche di, come di restituire quanto io ho potuto apprendere umanamente e anche professionalmente nell'arco di 10 anni di attività presso lo sportello di counseling che ho tenuto presso il consultorio familiare, da queste donne che sono ingabbiate in queste situazioni di violenza, che ho seguito nel loro processo di liberazione, dalle loro storie, i loro percorsi, le loro cadute, il loro rialzarsi e le loro ricadute talvolta, ma anche dagli obiettivi raggiunti e nel liberarsi da queste situazioni e nell'autorealizzarsi. Quindi è un corso percorso in quanto le abilità professionali, come dicevo, si svilupperanno sia da approfondimenti teorici, sia dalle pratiche esperienziali che sono ecopsicologicamente orientate. Verranno proposte in natura, in quanto la natura sarà un elemento fondamentale come ispirazione e come facilitatrice rispetto alle esperienze. Esperienze che saranno conoscitive di se stessi, di ampliamento di sé, per scoprire parti di noi che non conoscevamo e di arricchimento di competenze relazionali che favoriscono l'incontro. La proposta del corso è quindi quello di
poter cambiare la visione, cioè acquisire anche la capacità di poter vedere altre possibilità di visioni, in una visione un po' poliedrica rispetto alle problematiche. In questo caso utilizziamo la problematica della violenza. Violenza tra uomo e donna che psicologicamente, ma anche socialmente, siamo portati a tenere a distanza. Questa problematica spesso viene, questo input ci porta a ridimensionare gli episodi che magari ci capitano, giustificare o addirittura rimuovere dalla memoria. Questo è un po' il processo, perché è proprio un po' la tendenza degli slogan che promuovono le attività legate appunto alla violenza tra uomo e donna, è combattiamo la violenza. Dal Tai Chi io ho imparato che se tu tieni a distanza con forza qualcosa, l'altro si rinforza e io perdo forza ed energia. Quindi è molto importante, anche rispetto a questa problematica, e per questo c'è questo invito in questo percorso di entrare nella prospettiva di togliere la distanza, esplorare questa tematica, inserendola in un più vasto contesto. Della psicologia evolutiva permette di averne una visione più allargata, avvicinarsi anche a una visione storica della violenza per una maggiore comprensione, allarga anche lì la visione, ma rende anche più facile, come dire, il vedere in una prospettiva diversa, perché si allarga e si hanno altre possibilità. In una visione Una ristretta. tematica un po' diversa. Prego. Prego. No, non parlava. Se si ha una visione ristretta, quella solitamente rimane e non ci dà delle possibilità. Guardare dentro la violenza è anche relativa alla propria storia, entrarci permette un processo di elaborazione ed integrazione e quindi il poter cogliere la propria occasione di una crescita personale, ma anche di un'acquisizione di competenze innovative ed efficaci per facilitare il lavoro con i clienti che portano questa problematica o che sono all'interno di una dinamica di distruttività familiare con il proprio compagno. Con l'approfondimento quindi di questa tematica si possono acquisire quelle competenze di qualità come di osservatore, cioè quindi riuscire a fare un passo indietro per poter riuscire a vedere il sistema complesso che si alimenta e viene tenuto in vita dalla relazione di due persone sulla base della distruttività. La comprensione oggettiva di queste dinamiche istintuali che si mettono in atto permette di attivare un efficace sostegno evolutivo, andando oltre al concetto duale di vittima e carnefice. Questa è un'altra peculiarità di questo corso che io avevo esposto anche nella tesi e che è stato considerato altamente innovativo, perché di solito ci sono questi ruoli che rimangono un po' fissi, diciamo. Invece qui è proprio andare oltre, perché ci sono anche uomini vittime di violenza, non ci sono solo donne vittime di violenza. E quindi andare oltre questo concetto. L'uomo e la donna quindi possono liberarsi, soprattutto interiormente, perché quello è il passaggio, come diceva Marcella precedentemente. È un lavoro da fare prima interiormente, perché la liberazione deve avvenire prima interiormente e poi può avvenire anche fuori da sé. Bisogna uscire da queste convinzioni limitanti, da questi ruoli. Uscendo da questi, io posso cambiare la mia quotidianità.
La vita stessa come espressione su questo pianeta si esprime in termini di polarità. Yin e Yang, sole e luna, notte e giorno, luce e ombra. In ognuno di noi sappiamo esserci una componente sia maschile che femminile. Nella nostra società attuale si è venuto a creare un disequilibrio tra queste due polarità, sia a livello sociale sia a livello individuale. Il salto di qualità proposto è quello di riconnettere in un dialogo simmetrico, quindi paritario, la nostra componente femminile con la componente maschile, per ritrovare il proprio equilibrio interiore e una presenza armoniosa. Eros e Logos, le due forze archetipiche attive sia nell'uomo che nella donna, accompagnano in un processo evolutivo e trasformativo, accogliendo e facendosi carico della propria combattività personale, da esprimere non più come fonte di distruzione propria o altrui, ma in creatività, per divenire quindi artefici della propria vita e della propria autorealizzazione, perché questa è un'energia che io posso utilizzare in un modo oppure in un altro. Mi rifaccio alla frase di Gandhi: sì, il cambiamento che vuoi nel mondo. Cioè, è proprio che dobbiamo partire da noi. Cioè, il cambiamento parte da noi. Volevo solo aggiungere una cosa pratica in chiusura, che è quella che anche in situazioni fortemente violente, l'importante è quello che è proprio questo recupero del potere, che viene solitamente lasciato in balia del quello che noi chiamiamo nella modalità normale maltrattante. Il portare a terra e ricreare le proprie radici, quindi rinnovare un radicamento. Questo permette di affrancarsi nella sicurezza della terra. Il radicamento supporta il processo dell'incremento della propria autostima. Più riesco a radicarmi, più riesco a elevarmi. E quindi anche questo discorso dell'autostima è fondamentale per avere una maggiore consapevolezza di se stessi e per arrivare a un possibile riequilibrio interiore, quello di cui parlavamo prima, tra questi due poteri. Nel processo di riappropriazione della propria vita e della propria vitalità, che viene sottratta alla continua mortificazione, la persona non solo recupera la propria parte femminile nei ruoli di madre, di donna, diciamo, ma anche deve recuperare quella maschile proprio nel concreto poi degli interventi, recuperare la parte maschile che è quella dell'autonomia, cioè quella della utilizzare la logica per concretamente riuscire a organizzarsi per trovare un lavoro ed essere autonomi, cioè quindi è proprio a questo riequilibrio ha un fondamento anche importante per il fatto poi di concretamente svolgere dei passi che permettono alla persona di non solo uscire dalla violenza, ma anche di stare sulle proprie gambe. Una donna che ho aiutato per uscire da una violenza molto forte ha ricominciato a studiare psicologia e al secondo anno della magistrale. Questo è proprio un esempio, secondo il mio punto di vista, per cui viene fatto anche un lavoro di che cosa vuoi tu, cioè quindi anche dare la possibilità, approfittando dell'occasione della violenza, in un percorso di counseling, anche avere l'opportunità di poter scoprire qualcosa di sé che altrimenti noi non scopriremmo. Questa ragazza ha scoperto che voleva studiare psicologia fin da quando era piccola. C'è stato tutto un sostegno, un lavoro di sostegno che è arrivato e lei sta concludendo il percorso dei 5 anni di psicologia e sta, tra le altre cose, crescendo anche la bambina, per cui veramente è stato proprio... Questo è solo per fare un esempio di quanto è importante riuscire a come dire, considerare che questa è veramente una grande opportunità.
Io ho terminato. Se avete domande... Mi inserisco un attimo solo, e poi andiamo alle domande, quindi iniziate a pensarci perché poi la parola passa a voi. Mi inserisco solo per ribadire ancora, perché c'è anche chi è arrivato dopo l'introduzione, il come e il perché questo percorso nasce nell'ambito dell'ecopsicologia, che va di pari passo con un filone che è poco noto qua in Italia, che si chiama ecofemminismo, che non è il femminismo degli anni 70, che negli anni 70 doveva essere così, di quello c'era bisogno. L'ecofemminismo è proprio il messaggio rivolto a uomini e donne di far nascere questo dialogo di cui ci parlava Elena tra la polarità maschile e la polarità femminile, perché molte volte delle disarmonie nella relazione col sesso opposto sono solo la proiezione di una disarmonia che è vissuta interiormente. E quindi, per quanto sia controintuitivo per chi non lavora nell'ambito della psicologia e della crescita personale, possiamo ottenere risultati incredibili nel cambiamento delle relazioni con gli altri facendo un lavoro interiore. Quindi possiamo vincere la paura che possiamo avere del maschile facendo la pace col mio maschile interno, possiamo vincere la paura del femminile in un uomo, perché molte volte la violenza è solo frutto di paura, è una risposta non adatta a un qualche cosa che potrebbe essere gestito in un altro modo. E tutto questo lavoro di crescita personale, proprio di potenziamento di sé, che permette di non identificarsi più solo in una sfaccettatura di sé, quello che noi chiamiamo solo uno degli abitanti del pianeta Io, perché molto spesso vittima carnefice, la donna vittima di violenza e l'uomo maltrattante, o l'uomo vittima di violenza e la donna abusante, sono prigionieri del loro stesso personaggio e concentrano la loro individualità in quella che in realtà è solo una parte del loro essere. E allora il lavoro di crescita personale, ecco perché Elena propone proprio un lavoro di crescita personale come parte di una strategia molto più ampia di prevenzione e trasformazione della violenza tra uomo e donna, perché attraverso il lavoro di crescita personale io scopro che sì, in alcune occasioni io faccio la vittima, ma non sono solo vittima, sono anche, come si ricordava, madre, donna, professionista, quella che sognava di studiare psicologia, sono anche altre cose. E posso consolidare quella parte di me che noi chiamiamo signora del pianeta Io, che si chiama Io, testimone, cioè ha tanti nomi, perché tutte le pratiche psicologiche, filosofiche, spirituali poi lì arrivano, al concetto di disidentificazione da qualche cosa di parziale e identificazione in un qualche punto virtuale essenziale del nostro essere, che è profondamente in connessione con la terra e col cielo. Quindi in questo lavoro di crescita personale, che poi diventa anche un lavoro di crescita spirituale, perché io amplio i miei obiettivi, io inizio a pormi domande non solo cosa voglio dalla vita, ma anche cosa la vita vuole da me, quindi in questo ampliamento di orizzonti che porta l'ecopsicologia diventa a sua volta implicitamente terapeutico, non ha la pretesa di esserlo, ma diventa una base nuova su cui costruire la mia vita, alla ricerca a questo punto di relazioni di collaborazione, non più di competizione e conflittualità. Vi cito una donna poco nota, Barbara Marx Hubbard, che non è parente né di Marx né di Hubbard, lei ci tiene sempre a sottolinearlo, che alla veneranda età di 87 anni ha fatto un bellissimo video della bellezza di un minuto che si chiama Suprasex. Il video inizia, lei col faccino birichino fa not super sex, but suprasex, in cui sottolinea il fatto che quello che ci dà più gioia è l'incontrare qualcuno con la polarità opposta, con le competenze opposte, col sesso opposto, con cui co-creare delle cose insieme. E dice che la gioia che questo dà, il senso di sentirsi completi, è proprio supra sex, è qualcosa che è al di sopra.
Quindi noi ce l'abbiamo dentro, questo bisogno di incontrare la polarità complementare, che sia dentro di noi, che sia fuori di noi. Però più ci alleniamo in un lavoro dentro, più ci alleniamo nel lavoro, più otteniamo risultati nella relazione fuori e viceversa. È questo che intendiamo per relazioni ecologiche. Non a caso Irene è anche una delle tutor del percorso proprio Pianeta Io, che accompagna in questo percorso di crescita personale, che vive di vita propria, basandosi proprio su questo invito a conoscere le diverse sfaccettature, per riconoscere che sono solo sfaccettature, sono solo abitanti del pianeta Io, perché c'è una signora, un signore, un centro di volontà coordinatrice. Questo è un tema che viene dalla psicosintesi. Roberto Saggioli è stato il mio maestro e ispiratore. E questo è una delle pratiche alla base di tutta la crescita personale che Elena ha sottolineato essere fondamentale in questo percorso. Quindi l'innovazione di questo percorso di Eros e Logos, che è stata molto riconosciuta dai docenti della scuola che l'hanno dato, dell'università che l'hanno dato 110 lode, è che va molto oltre gli stereotipi la donna poverina e l'uomo brutto cattivo. Perché di questi stereotipi si finisce con l'essere prigionieri e poi trovarsi imbalsamati in un ruolo da cui non si è più capaci di uscire, né l'uno né l'altro, ruoli che poi hanno bisogno l'uno dell'altro per perpetrare questo gioco, ma ecco come uscire dal gioco, andare al di là e scoprire che io sono molto di più della vittima, io sono molto di più del carnefice e trovo molta più soddisfazione, tra l'altro, in altre attività, in altre modalità di relazione. Quindi, ok, siamo giusto a metà, quindi lasciamo a voi la parola, potete fare domande, osservazioni, commenti in chat, o potete alzare la mano, semplicemente aprire il microfono, dire il nome, perché poi tra le figurine non è facile capire quella che ha il microfono aperto, e fare domande, osservazioni. Antonia. Buonasera, quindi io sono qui dal Belgio, parlo e capisco italiano, ma non sono italiana, e mi chiedevo, dunque avevo due domande. La prima più precisa di quello di cui Elena, sul soggetto che ha presentato Elena, che mi interessa molto, come trasformare questa forza distruttiva in forza creativa. E se poteva dare qualche aspetto, qualche cosa sul quale io possa riflettere. Insomma, noi tutti. E l'altra domanda più globale, e quindi dall'inizio di questa presentazione, lei Daniela e lei Elena avete parlato di un percorso, dunque è un nuovo percorso su Ecopsiche, Eros e Logos, oppure è qualcosa che riusciamo, se seguiamo tutto il percorso Ecopsiche, è qualcosa che insomma viene fuori poi dopo? Guarda, dico solo Elena, questo lo vedremo dopo, ci prenderemo un momento, proprio metteremo il sito online e vedremo punto per punto. No, è un percorso che vive di vita propria, non è una specializzazione di ecologia. Elena, a te. Ok, sì, allora rispondo alla tua prima domanda. Trasformazione un po', allora, quello che gli elementi, e sono un po' quelli di cui parlavamo prima, quindi attraverso l'ecopsicologia, quindi la natura, pratiche esperienziali, conosco di più me stessa, vado ad ampliare la mia visione interiore che mi permette di vedere anche fuori in modo più ampio. Okay? Un altro elemento importante di questa crescita individuale, che è una condizione fondamentale per poter creare una trasformazione, è quella anche, come menzionavo prima, del radicamento. Perché per poter cambiare qualcosa dentro di me, prima di tutto io devo sapere cosa. Quindi devo, come dire, riconoscere, devo nominare, devo conoscere, prendere dimestichezza
e sulla base di tutto questo processo io posso cambiare qualcosa. Ma se io non conosco e riconosco, non so che cosa cambiare. Quindi questo è fondamentale. In più, con un radicamento mi permette di avere una mobilità differente rispetto a quando io sono assolutamente insicura sulle mie gambe, diciamo. Se io sono disconnessa dalla mia sicurezza, è difficile, molto difficile per me cambiare. Quando io invece sono più radicata, ho più possibilità di poter cambiare. Non so se ho risposto sufficientemente. Forse ancora una piccola domanda. Come orientare l'energia verso la creatività? Allora, il passaggio è chi sono io e che cosa sono a fare su questa terra? Cosa voglio fare? Cosa la terra vuole da me? In questo passaggio è molto più, dato che noi vogliamo andare sempre verso il benessere, quando io conosco chi sono io e che cosa voglio fare su questa terra e che cosa la terra vuole da me, è quasi una spinta che io ho in questa direzione, piuttosto che nell'altra. Quando adesso Marcella parlava appunto di questo possibile cambiamento, questi cambiamenti avvengono ovviamente non dall'oggi al domani, ci vuole del tempo perché c'è proprio come una trasformazione. Ma quando si arriva al punto è chi sono, quindi l'autostima che è più alta, chi sono, che cosa voglio fare nella vita e che cosa il mondo vuole da me, è molto facile che questa energia vada piuttosto in quella direzione piuttosto che nella direzione della distruttività. Grazie. Grazie a te. Grazie Antonia per la domanda. Chi vuol prendere la parola? Ops. Nessuna curiosità o nessuna osa? Ma forse se c'è un poco di tempo e che non prendo la parola a nessuno, trovo molto interessante tutto questo movimento dell'ecofemminismo e forse potreste dirci qualcosa di più e sui link, sulla relazione, insomma su come tutta questa ricerca intorno alla trasformazione della violenza nelle relazioni può, insomma, che tipo di legame ha con l'ecofemminismo? L'ecofemminismo è proprio questo ricreare una relazione armonica tra il proprio maschile e il proprio femminile. Quindi c'è tutto un accompagnamento di lavoro attraverso il dialogo, attraverso l'esplorazione, attraverso la sperimentazione, che permette proprio, è un pochino... In altri termini, quello che Jung chiamava il discorso di animus anima, dove invitava ogni polarità a fare amicizia con la polarità opposta. Quindi è un fare amicizia con se stessi, dove il focus è soprattutto sul polo maschile e il polo femminile, perché nella società attuale, e qua ancora sto parlando di ecofemminismo, c'è uno squilibrio, siamo una società ancora molto... orientata sulla polarità maschile, non solo sul potere, sulla priorità dell'uomo, ancora comunque nei posti di potere, amministratori delegati, eccetera, eccetera, ci sono più uomini che donne, però un pochino le cose sono cambiate. Ma il problema è che anche all'interno del pubblico femminile c'è una priorità data alla polarità logico-razionale rispetto all'altra. Uomini, per esempio, poeti, è come se fossero meno uomini. Quindi c'è un problema a livello maschile di poter far valere la propria polarità femminile senza per questo essere considerati meno virili. Sì.
Quindi è proprio una rieducazione del nostro modo di concepire entrambe le polarità, che va di pari passo, tra l'altro, cioè, va di pari passo con studi antropologici che mettono in evidenza come in tutte quelle società in cui la natura è protetta, è considerata, notiamo che anche i bambini, gli anziani e le donne sono tutelati. Tutte le volte che abbiamo società in cui la natura è bistrattata e considerata oggetto, vediamo che i bambini, gli anziani e le donne sono maltrattati, non sono presi in considerazione. Noi viviamo in un'epoca dove si parla di crescita, 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 dove si parla di profitto, dove si parla di guadagno, di produzione, di fase attiva. Ecco, l'archetipo maschile è la fase attiva, l'archetipo femminile è la fase ricettiva. Viviamo in una società che non prende in considerazione l'importanza della fase ricettiva, l'importanza dell'inverno, l'importanza della stasi, l'importanza del riposo, l'importanza del disordine. E quindi, questo è quindi qua si intravede che ecofemminismo è molto più ampio e variegato di quello che era solo il femminismo tout court, che è stato fondamentale, ma adesso è a uno stadio successivo. Cercando ecofemminismo online, soprattutto in inglese, trovi molto. Grazie. Nel libro La rete della vita di Friggio Capra, che consiglio comunque a tutti, dice tutto un capitolo dedicato all'ecofemminismo, perché lui ha proprio frequentato, intervistato, conosciuto alcune delle leader di questo movimento. Quindi può essere un ottimo punto da cui iniziare. Come il nome dell'autore, per favore? Friggio Capra. È l'autore del Tao, il Tao della fisica, il punto di svolta. Come ci hai trovati, Antonia? Io mi interesso e ho già seguito in Belgio qualche formazione di ecoterapia, ecorituali. Mi sono interessata alla transizione interiore, ho partecipato alla creazione di un'associazione qui in Belgio che si fonda molto sui lavori di Joana Messi. Certo. E poi cercando su questi temi, visto che parlo italiano, sono stata molto interessata dal sito Ecopsiche. Trovo che la formazione che avete creato è estremamente interessante. E, insomma, io ci sono arrivata perché da una parte ho fatto studi qui in Belgio di mediazione e di psicoterapia sistemica. Quindi tutto quello che è sistemico, insomma, mi interessa molto e sono sempre stata molto sensibile al contatto con la natura e avendo io stessa una storia con molti sradicamenti dai posti in cui sono vissuta senza averli scelti. Naturalmente l'ecopsicologia, gli ecorituali, tutto il lavoro con la natura mi ha attratto e lo trovo estremamente interessante. E quindi sono molto interessata anche di questa serata qui perché vorrei incominciare anche il percorso su Ecopsiche, quindi insomma sono molto felice di essere qui. Benissimo, benissimo. In Belgio abbiamo due eco-tuner, una green coach. Sai che in Belgio c'è anche un'altra scuola di ecopsicologia, proprio in Belgio. Earthwise di Anne Sterk. Come, mi scusi? Earthwise. Earthwild. Wise. Perché? Me lo scrivo in chat. Ah sì, per favore. Perché ce n'è una comunque in francese, ma è impossibile avere un posto perché ci sono 10 posti all'anno, insomma, e non si capisce bene come sono scelti i candidati e le candidate. Quindi. Eccola, proprio, ero con lei in chat Ah, fino sì. poco fa, è una delle Ah. nostre scuole, yes. Ah, molto interessante. Comunque andrò a dare un'occhiata. Bene, comunque Grazie. speriamo di vederti comunque anche ai Sì, Coffee sicuramente. Poi l'opportunità di farlo in italiano sono molto entusiasta. Care. Bene, benissimo, Grazie. viva, benvenuta. Grazie. Grazie, allora, Stefania, Jing.
Io volevo chiedere a Elena se potevi fare un esempio di un'attività che hai fatto, se l'hai fatta già proprio in natura, con la natura come, diciamo, aiuto per il radicamento, con queste donne, con qualche donna che tu hai seguito. Sì, ho fatto, allora, ho fatto due esperienze che secondo me possono essere utili da condividere. Allora, un'esperienza con i gruppi di automutuo aiuto, nel senso che le donne col gruppo di automutuo aiuto di solito stavano all'interno di una sala che avevamo lì in consultorio familiare. E parlavano, piangevano, raccontavano, si arrabbiavano, cioè parlavano della loro vita, della loro condizione, del maltrattante. Spesso si parlano molto del maltrattante. Le ho portate in natura, hanno cominciato a ridere, a scherzare, a parlare di tutt'altro. In tutto il giorno non hanno parlato un momento del maltrattante. Questo senza fare niente, cioè non è che c'è stata un'indicazione da parte mia, no, solo organizzare, portarle e si sono divertite tantissimo, ecco, tutta la giornata. Questo per dire, tu mi parlavi di radicamento, ma prima di arrivare al radicamento ci vuole proprio come un po' la ripulitura e il recupero, perché loro arrivano che sono tutte fuori e c'è proprio tutto un lavoro prima di arrivare al radicamento di farle rientrare. Ecco, solo portandole in natura sono rientrate e quindi questo è già un passaggio. Poi un'altra esperienza che ho fatto con le donne, sempre le ho portate in natura e ho fatto fare un esercizio che io faccio fare con il corso che tengo sul guerriero interiore e praticamente ho fatto fare proprio il lavoro sulle radici, sentire le radici, sentire il tronco. E sentire i propri rami. Quindi il passaggio che viene fatto appunto in questo corso è sentire le radici che fanno parte un po' del loro passato. Il tronco è il presente e quello che sono i rami è il futuro. Ok, con questa visione loro mi parlano di sé un po' per analogia, cioè utilizzando delle metafore. E questo li aiuta a mettere un po' di distanza da questo spesso all'inizio un lamento continuo nel quale loro stanno, perché non riescono proprio a distaccarsi da lì. Quindi questo è già dargli un'altra visione. E in più avere questi strumenti proprio per sentire il loro radicamento e sentire anche che loro hanno un qui e ora nel quale loro possono cambiare qualcosa e che questo qui e ora può andare anche poi nel futuro. Ecco. Non so, se ho risposto alla tua domanda, Stefania, mi Sì, sono assolutamente, state grazie. queste due. Grazie a te. Grazie. Margherita? Marcella, volevo chiederti, ma tu hai detto l'importanza, oltre che di altre cose, anche del disordine. Ho sentito bene? Sì. Io Ma puoi dirmi qualcosina, per favore? ho scritto il libro Il Tao del Disordinato per Feltrinelli. Ah, allora me lo leggo. Ma io sono ordinatissima, ma sono circondata da gente disordinata. E qui. Allora sì, ti sarà utile. L'importanza è Nietzsche, c'è questa bellissima citazione: solo dal caos può nascere una stella danzante. Sì. La vita è al limite tra ordine e disordine. Se c'è troppo ordine, le cellule sono come cristalli, se c'è troppo disordine, sono come gas rarefatti. Sì. Nel disordine nascono le cose nuove, ogni tanto nel disordine è necessario
quando, nel passaggio tra il seme e il germoglio, c'è un momento in cui tutto l'aspetto cellulare del seme si disgrega per creare qualcosa di nuovo. Quindi il disordine è la fase di transizione tra una realtà e una nuova realtà. Sì, e il libro, che titolo ha il tuo libro? Il Tao del disordinato. Ok, grazie. Prego. È il libro che mi sono divertita di più a scrivere. Dopo quello sulle profezie, di quello mi ero divertita mica male. Ok. E una domanda, una curiosità, se me lo può dire Elena, a quale consultorio ti riferisci? Perché io ho lavorato tantissimi anni in consultorio, proprio solo una curiosità. Non ho capito la domanda. Se me lo puoi dire, in quale consultorio hai lavorato? Perché... Lecco e Calolzio Corte. Ah, fuori Milano, grazie. Prima o poi faremo anche dei corsi rivolti soprattutto a uomini per riappropriarsi della propria mascolinità, che è quella che in realtà viene fortemente frustrata e vessata dal mondo attuale. Sembra una contraddizione rispetto a quello che dico, ma è l'aspetto selvatico che viene frustrato e vessato, perché uno dei temi che verranno toccati anche in questo percorso, abbiamo coinvolto il professor Giuseppe Barbiero, che porta la parte della psicologia evolutiva nel corso di ecopsicologia che facciamo all'università, che fa questo distinguo tra violenza e combattività. E quanto è importante onorare l'innata combattività e canalizzarla giustamente, proprio perché non degeneri in violenza. Quindi questo è il lavoro che aveva già iniziato Claudio Risè, psicoterapeuta junghiano, facendo proprio gruppi per soli uomini. Che così come ci sono i gruppi di autocoscienza per sole donne, è importante che ci siano anche i gruppi di autocoscienza per soli uomini. Così come la donna ha perso, donne che corrono con i lupi, Clarissa Pincola stessa, abbiamo perso la connessione con la nostra parte selvatica, anche l'uomo, anche il maschio ha perso la connessione con la sua parte selvatica, e la salvezza viene da qua. La salvezza viene da qua perché nella natura c'è combattività, ma non c'è violenza gratuita, nella maggior parte dei casi. Ci sono le eccezioni, ma è un fenomeno prettamente umano. Questo è molto interessante ed è preso seriamente in considerazione nell'ambito della psicologia e dell'ecopsicologia. Se ci sono altre domande, questo è il momento, se no io andrei a vedere un attimo, Elena, proprio come è strutturato il percorso Eros e Logos. Ok. Non vedo microfoni aperti, quindi andiamo qua. Quindi se voi andate sul sito, vedete che c'è la pagina del webinar che poi andando sotto vi rimanda al link, e il link è questo, quindi ecopsicologia.it/eros-logos. Il percorso formativo sono 180 ore in 9 mesi, che includono 9 seminari in presenza, 3 webinar, 2 percorsi in e-learning e 10 supervisioni via webinar. I seminari hanno ognuno un titolo, e trovate qua proprio il programma e la data. Il primo è il 29 ottobre. Sono generalmente, non abbiamo messo giorno della settimana, mi sembra che siano dei sabati, vero Elena? Sabato, sì, sabato. Sì, scegliamo sempre sabato in modo che non ci siano problemi col traffico poi nel ritorno. Noi siamo in Brianza, la sede è in Brianza, Ello, Cascina La Fura o Parco del Curone, dalle 10 alle 18. Ve li racconto rapidamente. Il primo è proprio introduttivo, è un approfondimento dell'introduzione che abbiamo fatto adesso, ma sono tutti seminari che hanno delle forti componenti pratiche, non sono lezioni teoriche, quindi ci sono delle componenti teoriche che possono essere di una 20 minuti, mezz'oretta di dialogo, e poi è tutta pratica, proprio per iniziare a far nascere questo dialogo tra la parte maschile, tra Eros e Logos, questi due archetipi. Dal secondo si inizia a entrare un po' più direttamente sul tema violenza,
proprio andando, magari Elena te lo faccio raccontare a te, qui proprio più sui tuoi temi. Sì, è proprio come quello un po' che dicevo prima, questo addentrarsi, cominciare un po' come bussare alla porta e cominciare a entrare, e entrare in uno spazio per vedere quello che c'è, ma con occhi nuovi, cercando di non utilizzare la visione degli stereotipi, appunto queste visioni abbastanza ristrette, ma cercando di allargare lo sguardo e vedere che cosa vedo. Quindi vedere appunto questa violenza in maniera differente, e per questo ci vuole coraggio, nel senso è proprio un coraggio di affrontare questo tema nelle sue varie forme, come primo passaggio. Riconoscere i propri bisogni profondi e non prendere lucciole per lanterne è proprio perché è la prima fase, verrà praticamente un po' elaborata, la prima fase che è quella un po' dell'incontro, solitamente l'incontro tra uomo e donna, prima che si crei un po' tutta la situazione. Abbiamo ancora 5 minuti, andrei un po' rapidamente su tutti i segnali che ci sono. Successivamente ci si addentra nelle strategie appunto seduttive, i processi manipolatori che avvengono, e successivamente le dinamiche della violenza che hanno diverse forme, diverse forme, diverse espressioni anche. Uomini maltrattanti si raccontano, finalmente anche gli uomini cominciano a aprirsi, e uomini maltrattanti si raccontano, però ci sono anche uomini maltrattati che ultimamente riescono a parlare tra loro e riuscire a creare un sostegno, e riescono a trovare spazi di sostegno. Da vittima ad artefice è proprio il cambio di paradigma, quando veramente io riesco poi a quella trasformazione di cui parlavamo prima, riesco ad attuare quella trasformazione di cui parlavo prima. Poi c'è le seminari itineranti, che sono la wilderness e la mindfulness, le relazioni ecologiche, e il camminare può cambiarci la vita, quindi il potere trasformativo della consapevolezza di sé. Sì. Che sono proprio fatti all'aperto per far sperimentare le pratiche che possono facilitare, come chiedeva anche prima Antonia, questi processi di trasformazione, che sono pratiche proprio tratte soprattutto dall'ecopsicologia, qui è proprio la parte in cui l'ecopsicologia entra più potentemente nel percorso. Sì, anche proprio nel conoscere meglio se stessi. Nei seminari via webinar abbiamo diversi professionisti che ci presentano la loro visione. Dal maltrattamento al femminicidio, come si chiama la collega? Monica Bonsangue, che opera in questo campo, un altro dal combattività ed attiva alla distruttività, no, è il professor Giuseppe Barbiero, e negli interventi del macro e del micro ci sarà proprio la crema di quello che Elena ha potuto raccogliere in tutti questi 10 anni di esperienza, portando casi, raccontando come funzionano le diverse strutture, in modo anche da poter dare le informazioni giuste a un eventuale cliente di counseling che incidentalmente si viene a scoprire che è vittima di violenza. Tra i percorsi di learning c'è questo percorso Pianeta Io, che appunto che è fondamentale per avere un linguaggio, è proprio il lavoro di base fatto su di sé, che dà proprio l'ABC del come fare amicizia con se stessi, come creare dentro di sé questo dialogo tra Eros e Logos. E l'altro e-learning è Elisir di Ecopsicologia, che è una serie di 7 webinar che viene riproposta ogni anno da marzo, aprile, mercoledì sera, ma a cui è possibile partecipare anche in differita, in un secondo momento. È una formazione specialistica che è rivolta a counselor, psicologi, assistenti sociali, educatori, a coloro che operano proprio in questo campo, però è anche
E anche comunque rivolto a chi sente molto questo tema e vuole fare comunque un percorso su di sé o per aiutare persone care ad affrontare e gestire questo tema. Cascina la Fura ve l'abbiamo già presentata, no, non ve l'abbiamo presentata, siamo Eldo in provincia di Lecco, è la sede che ci fa da sede dei seminari, ma altri saranno anche fatti al Parco del Curone. La conduzione e l'ideazione è proprio Elena il fulcro di questo percorso. Silvia Mongili è una delle tutor, delle principali conduttrici in Italia del percorso Pianeta Io, e io rientro un po' come direzione generale negli incontri outdoor e nell'incontro iniziale. C'è un investimento per queste 180 ore che è di 2.300 euro IVA inclusa, è possibile rateazione e questo permette comunque di entrare nella community della scuola, di avere l'accesso al centro studi con tanto materiale di approfondimento, di avere il 20% di sconto sull'attività che la scuola organizza durante i 9 mesi che dura la formazione. Non è un percorso con un esame finale, perché il rapporto sarà così stretto tra voi e i docenti che siamo sempre in contatto, quindi ci sarà sempre occasione di chiedere approfondimenti, di venire arricchiti o accompagnati a portare questi temi poi ognuno nel suo contesto personale. Ecco, questa è una delle attività che volete andare a vedere, chi non conosce, che è Scuola di Copsicologia, il percorso principale è proprio il Co-Tuning Training, che è il corso che viene tenuto in tutte e 9 le scuole di ecopsicologia, e anche la formazione in Green Coaching, che è un ulteriore arricchimento, cioè è un Eco-Tuning Training potenziato. Ed è in questa atmosfera che nascono diverse formazioni, tra cui appunto abbiamo Eros e Logos come uno dei percorsi, quello su cui ci siamo concentrati. Questa volta non entriamo adesso in dettaglio sugli altri, vi potete esplorare il sito a piacimento, potete scrivere per informazioni a info@ecopsicologia.it. Luisa, fatti vedere, sarà lei che risponde alle vostre domande. Potete scrivere a eros-logos la mail, Elena? Devo guardarla, però c'è segnato, se loro entrano si vede. Cioè loro lo riescono a vedere perché c'è segnato. Sì. chiocciola.it e vi mettete in contatto direttamente con Elena. Oppure scrivete, perché adesso non ce l'ho sotto mano, scrivete direttamente a info e noi giriamo la mail a Elena. Io direi, vi chiederei una parola. Proprio come giro conclusivo, per entrare proprio in quello che è lo stile con cui Ecopsiche ha un suo stile formativo gentile, coinvolgente, e vi chiederei proprio una parola di che cosa vi portate da questo incontro e se volete essere contattati per maggiori informazioni. Vi chiamerei una per uno, quindi vi chiamo in ordine di figurine, Margherita, poi sarà Grazia. Una visione allargata e anche positiva. Grazie, poi Maria Rosa. Apertura e gentilezza. Grazie, benvenuta. Maria Rosa, poi Laura. Maria Rosa, microfono. Quando vi chiamo aprite già il microfono. Scusa. Nuovi stimoli. Grazie, benvenuta. Laura e poi Antonia. Allora, intanto volevo dire brava Elena, che stai facendo qualcosa per le donne, che io lo trovo una cosa meravigliosa, c'è sempre bisogno di questo. E quindi direi proprio che c'è, come hanno detto altre donne, a grande apertura e grande visione di un mondo nuovo, dove le donne saranno al centro e non più a lato. Grazie. Grazie Laura. Okay. Antonio, poi Elena Magello. Recuperare il proprio potere.
Grazie. Elena, poi Barbara. Percorso interessante e importante. Grazie. Barbara Luisa. Io direi sicuramente una nuova prospettiva e anche una bella sfida. Grazie. Luisa Marina. Coraggio di ricominciare, prendere in mano la propria vita. Marina Gabriella. Gabriella Tomassi. Marina, microfono. La danza delle polarità. Grazie. Gabriella Tomassi Maddalena. Buonasera Marcella. Ben trovata, che bello sentirti e vederti. E buonasera a tutti. Chiedo scusa all'inizio, avevo dimenticato di zittire immediatamente il microfono e ho fatto qualche rumore. Non preoccuparti, c'è Luisa per questo. Qualche rumore involontario. Marcella, lo sai, è per me un piacere vederti ed ascoltarti. Ecopsicologia, il tuo libro, ha veramente modificato la mia visione, ha ribaltato proprio tanto della mia visione che era già orientata alla natura sin da sempre, sin da piccola. Però ho avuto proprio una guida, non so come definirlo in altro modo, una direzione con ecopsicologia. E parallelamente, io non sono né psicologa né psicoterapeuta, lavoro in un centro di psicologia, ma la mia passione è la natura e soprattutto il potere terapeutico che ha la natura. Quindi ecopsicologia veramente mi affascina nella sua funzione proprio di lettura profonda e conoscenza di questo potere taumaturgico della natura. Per me natura non è solo boschi, o natura è a 360 gradi, dalle volte più cosmiche, più sperdute, sino all'ultimo sasso presente sulla terra. Grazie. Gabriella, una parola di questa serata? Una parola di questa serata è bellezza, la bellezza salverà il mondo, al femminile e comunque bellezza totale. Scusate Grazie. Se ho parlato troppo, un saluto a Grazie tutti. Grazie mille. Grazie. Maddalena, bello vederti. Maddalena, poi Stefania. Ciao Marcella, ciao Elena, ciao Luisa. Ciao. Che piacere, sì. Allora io con lei ho condiviso anche un percorso molto personale, quindi sapevo che c'era in bolla qualcosa e non vedevo l'ora, ero sicura che era qualcosa di magico, perché conoscendola avrebbe sicuramente, ecco, creato un percorso particolare. La parola di oggi è energia, e ogni volta che vi sento così sono sempre... c'è una certa positività in tutto, no? Una certa bellezza e positività, quindi uso la parola energia. Grazie mille. Stefania, poi Stefano. Per me la parola è radicamento, radicamento come chiave di rinnovamento, libertà e percorso di via d'uscita, ecco. Grazie Stefano, poi Stefania Balzarotti. Sì. Grazie per il webinar, interessantissimo. E direi selvatichezza al maschile e al femminile, visto che abbiamo parlato di ambo i poli, diciamo... Secondo me è l'ideale questa sera, sì. Benissimo, è prezioso avere degli uomini in questi incontri. Bene, grazie Stefano, grazie. Arrivederci anche di persona, spero. Sì. Stefania, poi Gabriella. Allora, profondità, nuove visioni e wilderness. Ne parlerò sicuramente alla referente della Casa dei Tigli, dove ho fatto una breve esperienza lavorativa anni fa, in una casa di... accoglienza di donne maltrattate, perché Elena veramente mi hai... è stato bellissimo proprio, e io ho pensato proprio di chiamare questa persona, non so perché in questi giorni evidentemente devo portare il messaggio di questo bellissimo percorso. Grazie. Grazie. Gabriele e poi Patrizia e poi Angela.
Oh, io direi che mi sento molto incuriosita e stimolata, mi sembra di intravedere dei nuovi, per me, nuovi orizzonti molto affascinanti e vi ringrazio tutti. Grazie. Grazie Gabriele. Patrizia, se ci sei, se no scrivi in chat. E Angela, allora Angela. Buonasera, scusate, non funziona la webcam stasera. E, allora, complimenti a Elena. Io a casa mi porto l'importanza del radicamento con il potere della natura, che, come diceva Elena, ha un potere liberatorio. E mi ha stimolato un libro che non sono ancora riuscita a leggere, che è Esercizi sul radicamento di Bioenergetica, e ho detto chissà come sarà a proporli, a farli anche in natura delle persone. Quindi è interessante, quindi adesso mi annoto di leggere quel libro che può essere molto interessante. Infatti poi le volevo chiedere a Elena se l'aveva mai provati o usa altre tipologie di esercizi. No, al momento ho utilizzato solo quelli di cui ho parlato quando Stefania ha chiesto. Queste sono state un po' gli esperimenti che sono stati fatti. Grazie. Però lasciamo aperto il campo lì, perché veramente c'è da lavorare molto. Grazie. Allora, prima di iniziare a Elena per la chiusura, come ogni promozione di corso che si rispetti, cioè piccola sorpresina finale, se qualcuno di voi è interessata a questo percorso, e se, oggi siamo il 12 settembre, era il compleanno di Renzo, e vuole iscriversi al percorso, entro il 30 settembre c'è sconto di 200 euro, quindi risparmiate anche un pochino, quindi ricordate info@ecopsicologia.it oppure andate ai papaveri rossi sul sito, vi iscrivete da là e noi vi contattiamo fra una settimana perché siamo in trasferta fino al 20 in Sicilia. Io vi ringrazio, è stata anche per me una serata molto stimolante, interessante, allarga anche gli orizzonti di applicazione dell'ecopsicologia. Elena, lascio a te la chiusura. Ma le due parole sono visione innovativa e simmetria, perché credo proprio che un po' quello che dicevamo prima, di quanto è importante ricreare questa simmetria interna tra il nostro potere femminile e il potere maschile, per poter poi avere pensieri, per avere parole, per avere azioni nel mondo simmetriche, che siano armoniose, ecco, tanto quanto ricreiamo l'armonia interna. Ecco, mi sento questo sull'armonia, sento proprio molto sul bisogno di armonia, che si può diffondere. Grazie. Grazie di essere. Settimana prossima vi invieremo anche il link alla registrazione e lo potrete girare, appunto tu dicevi Stefania, conoscevi qualcuno, se lo potete girare a chi ritenete interessato a seguirlo. Benissimo, allora grazie ancora, grazie Elena per la presentazione, grazie per aver ideato questo progetto, grazie Luisa per il coordinamento per la regia, grazie a tutti voi per i contributi, per la partecipazione, per la collaborazione. Arrivederci. Grazie a tutti. Ciao, ciao, grazie a tutti. Grazie. A presto. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.